Oh oh. Scusate, una telefonata. Una telefonate. Pronto? Allora, banda di fancazzisti, oggi gioco di anticipo e vi chiamo io, perché se no il mio risottaino allo zafferano e funghi porcini mi si ghiaccia. Allora, Baldini, mi serve una dritta, Mike, per la tris. Mike, scusa, guarda che purtroppo oggi Baldini non c'è, mi dispiace. Eccolo, vedi, Mario Bianchi, Baldini mi rompe sempre i maroni tutti i sacrosanti giorni all'ora del desco e una volta che mi serve non c'è, va bene? Vabbè, scusi Mike, io sono Fiorello, lo sai chi c'è a posto di Baldini? Un attimo che te lo passo. Buongiorno signor Mike, sono Gianluca Guidi da Vivo Radio 2, come sta, mi riconosce? Pronto, signor Mike, mi sei svenuto per l'emozione, credo. Ma cosa sentono i miei padiglioni auricolari, il vecchio Johnny, avete ascoltatori? Ma pensavo ti fossi ritirato dalle scene, eh? Si vede che ti hanno scongelato. Va bene. Allora, amici ascoltatori, dovete sapere che io ed Orelli negli States popolavamo come maghi in coppia col nome di Mike e Johnny. Ma no, guarda, signor Mike, credo che si stia sbagliando, io non vorrei adesso spezzare l'arancia. Ma cosa vorresti dire, che mi sono rincoglionito? No, non mi permetterei mai. Guarda, che la mia memoria è di ferro, mi ricordo benissimo di quando facevamo gli illusionisti. Gli illusionisti, signor Mike. E invitavamo nei camerini dopo i nostri spettacoli le nostre fans più scatenate, ovviamente ce le facevamo, me lo ricordo ancora, e poi le illudevamo che le avremmo portate con noi in tournée. Sì. Peccato che poi è finito tutto quanto quando ti sei voluto mettere a fare il cantante. Roma. Ecco, qui c'è scritto sul testo, Mike, guarda che ci deve essere un equivoco, ma io temo che rasenti la verità a questa cosa. Mike, ma cosa dice? Ci deve essere un equivoco. Non rida, la prego. Credo che lei, chiunque lei sia, riceverà una telefonata da Johnny Dorelli. Eh? Sì, può essere. Comunque, sì. Finalmente. Nessun equivoco. Il resto, del resto, amici ascoltatori, dovete sapere che ho dato una bella spinta alla carriera di questo Dorelli, perché su uno dei suoi più grandi successi discografici c'è il mio zampino, lo sapete. E quale sarebbe, signor Mike? Ah, non lo sai? No. No, no. Allora, dovete sapere che una volta dopo uno spettacolo a Cincinnati. Dove, scusi? Cincinnati. Eravamo io e Johnny, abbiamo fatto la doccia insieme, pensate. E dopo avermi visto come mamma mi ha fatto, ha scritto di getto l'immensità. Signor Mike, mi perdoni, però io non sono Johnny, io sono suo figlio, Gianluca. Si fa presto a dire figlio. Sai quanti ogni tanto saltano fuori e dicono che sono figli di Mike e di Johnny. Comunque noi li rifiliamo tutti a Pippo Baudo. Sono Gianluca, sono il figlio di Lauretta Masiero, ci ricordo. Capito, è quello che assomiglia tutto a sua madre. Sì. Come stai? Bene, viene? Mike, grazie. Tanto non me ne frega niente, lo chiedo solo perché viene spontaneo chiederlo, ma niente di che. Va bene, adesso devo andare perché sennò mi si scuoce il risottino e poi mi incazzo. Mi salutate la Laura Pausini? Senz'altro, signor Mike, sarà fatto. Ho tutti i suoi dischi. Bene, quali ha? Quali ha? Li ho tutti. Gli dica un titolo. Come saprei, ad esempio. No, signor Mike, temo ci sia un ulteriore. Come lo ricordo, mio Leonino le canta tutte. Come saprei. Poi, anche questi errori. Ecco perché lavorerei con Baudo. Chi è che ha parlato? No, è un'interferenza, signor Mike, non si preoccupi, niente. Era la Pausini, dicono che ha successo all'estero, è vero? È vero, signor Mike, un grandissimo successo all'estero. Quindi parla anche l'americano. L'inglese, signor Mike. Purtroppo l'inglese non lo capisco. Arrivederci. Grazie, signor Mike. Che piacere conoscerla.